Demerminar Herald, bentrovati. Qualcuno in un vecchio commento mi ha detto di curare la dizione nella mia frase d'apertura. Io non sapevo che l'italiano avesse un dialetto chiamato islandese. È vicino a Padova, l'Islanda! Le realtà geopolitiche dell'Asia centrale che sono sorte dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, come ad esempio il Kazakistan o l'Uzbekistan, mi hanno sempre affascinato per il loro alone di mistero che le circonda, a tal punto da pormi un obiettivo di vita, diciamo così, un giorno, di visitarle di persona, per quanto sia difficile visitarne alcune. La loro storia è però molto interessante e a ciascun paese andrebbe dedicato un video a sé stante. Le nazioni dell'Asia centrale ex sovietica sono spesso definite patronali o sultaniste in termini di natura politica. Come vedremo, questo non è affatto un caso. Uno dei paesi più importanti e interessanti dell'area è il Turkmenistan, spesso dimenticato dai più, e la cui storia, figuriamoci, è sconosciuta all'opinione generale. Quel che molti però non sanno è che il Turkmenistan è stato ed è tuttora uno dei regimi dittatoriali più insoliti di sempre e merita un piccolo assaggio, diciamo così. Partiamo alla volta della porta d'inferno, cioè quella voragine artificiale che i sovietici alla ricerca del petrolio aprirono per sbaglio nel deserto del Karakum a causa di una fuga di gas. Un cratere che dal 1971 è rimasto inondato dalle fiamme senza mai spegnersi per un singolo giorno. Andiamo! L'unicità politica del Turkmenistan è maturata nel quadro del suo isolamento economico, politico e geografico. Da quest'ultimo punto di vista, il paese confina a sud con l'Iran e l'Afghanistan, a nord con una porzione del Kazakistan e con gran parte dell'Uzbekistan, mentre a ovest con il Mar Caspio. Il deserto sabbioso del Karakum domina la quasi totalità del paese, circa il 90%, mentre a sud le catene montuose formano un confine naturale con l'Iran e l'Afghanistan. Il confine settentrionale con l'Uzbekistan è in parte definito dal fiume Amudaria, una delle risorse naturali dell'Asia centrale più importanti. Sebbene la regione sia stata dominata per molti secoli dalle tribù turcomanne, il Turkmenistan si formò come entità politica solo a partire dal secolo scorso. Durante il periodo sovietico, il paese era una repubblica socialista sottosviluppata. L'economia sovietica si organizzava sul principio della produzione collettiva, il che significava che il Turkmenistan serviva da fornitore di materie prime come fibra di cotone grezzo, petrolio e gas naturale, cioè le sue risorse principali. Per il resto, il paese era sostenuto dagli esigui sussidi economici dell'Unione Sovietica. Nel promuovere la produzione di cotone ci fu un intenso sviluppo del sistema di irrigazione che produsse tuttavia gravissimi danni all'ambiente circostante. Il flusso della Amudaria fu deviato per essere trasportato nelle fattorie principali del deserto e ciò non fece altro che contribuire al prosciugamento del lago d'Aral, che si trova a nord, al confine tra l'Uzbekistan e il Kazakistan. Insomma, un disastro ambientale che, tra le altre cose, ha alimentato i disaccordi tra le nazioni dell'Asia centrale riguardo al consumo delle risorse naturali e dei corsi d'acqua. Con la fine dei sussidi, la caduta dell'Unione Sovietica e l'indipendenza del paese nel 1991, buona parte del settore agricolo e industriale non legato al gas fallì in breve tempo. Con una disoccupazione tra le più alte al mondo, oltre il 60%, il paese cercò di favorire l'esportazione di gas all'estero con prezzi competitivi che potessero far fronte all'egemonia della Russia in tutta l'area. L'attuazione di una politica di neutralità, celebrata con il famoso monumento nella capitale Ashgabat, sarebbe servita al governo come modo per creare delle condizioni diplomatiche e commerciali favorevoli con i vicini dell'Asia centrale, così da non privarsi dell'accesso ai mercati stranieri, nella speranza di attirare anche l'attenzione di investitori esteri per rivitalizzare l'industria del gas e fondare uno stato emirato sulla falsa riga del Kuwait. Con circa 2,7 trilioni di metri cubi di riserve di gas naturale, il Turkmenistan era, all'epoca, il secondo produttore dell'ex Unione Sovietica ed attualmente si ritrova ad essere il nono produttore mondiale, una quota che gli avrebbe permesso di raggiungere uno sviluppo
sviluppo economico incredibile. Tuttavia, con l'indipendenza, il governo del Turkmenistan non fu mai veramente intenzionato ad attuare delle serie riforme strutturali, liberalizzando ad esempio i prezzi e l'economia per consentire l'emergere di un vero settore privato. Nonostante alcuni miglioramenti negli ultimi anni, purtroppo gran parte della popolazione vive ancora oggi al di sotto della soglia di povertà e l'economia è tanto fragile quanto stagnante, a differenza di quanto è stato sbandierato in lungo e in largo dall'ex presidente a vita del paese, il cosiddetto Turkmenbashi, secondo i cui report annuali, palesemente truccati, il tasso di crescita nazionale era nell'agosto 2006 circa del 20%. Stando alle versioni ufficiali, il presidente sarebbe poi morto di infarto qualche mese dopo, avvelenato secondo altre. Ciò che è certo è che non ebbe modo di ammirare i benefici che questo fantomatico 20% di crescita economica avrebbe avuto sul suo paese. Ma focalizziamoci proprio su Turkmenbashi, o per meglio dire Saparmiri Ataniazov, colui che si faceva chiamare il padre di tutti i turcomanni, cioè appunto Turkmenbashi. Chi era costui? Un dittatore megalomane? Un bugiardo? Un folle al potere? Uno scaltro calcolatore che fece leva sul simbolismo nazionale? Vi assicuro che non è una pornostar. Per rispondere a queste domande basta un semplice sì. Vediamo perché. Ogni 12 settembre i cittadini del Turkmenistan si radunano per celebrare il giorno del Runama, la festività nazionale in onore all'omonimo libro, cioè il libro dell'anima, un'opera di insegnamenti spirituali rivolti alla nazione e scritti dallo stesso presidente a vita in persona. Nel 2002 nella capitale Ashgabat fu eretta una statua colossale raffigurante il libro e tutte le sere alle 8 la copertina veniva aperta al pubblico per diffondere nella piazza principale la registrazione audio del relativo passo, il tutto accompagnato anche da un video proiettato sulla pagina del libro. Costruire statue enormi era una delle principali fissazioni di Turkmenbashi, soprattutto quelle d'oro dedicate a se stesso, che venivano sparse in tutte le città della nazione. Riferendosi a queste statue, Niazov ribadì più volte che ciò non era dovuto a motivi di megalomania, ma semplicemente perché era il popolo turkmeno a desiderarle in tutto il paese. E che fai a quel punto? Non rispondi alle esigenze? È il principio basilare della domanda e dell'offerta. Battute squalide a parte, al di là delle statue, un caso interessante della mentalità di Niazov fu il capodanno del 1999, quando ad ogni cittadino di Ashgabat venne consegnato in regalo un bello orologio con sul quadrante l'immagine del presidente in persona. Così, insomma, da iniziare il nuovo millennio con i migliori auspici. Le politiche di Niazov servivano a enfatizzare la simbologia nazionale turkmena, al punto che molti commentatori esteri definirono la struttura politica del paese sotto Niazov come uno stato fascista inserito in uno spazio post-sovietico. E uno potrebbe domandarsi perché, ma soprattutto in che senso? Niazov travasò l'ideologia politica per garantire la narrazione di una superiorità nazionale turkmena, con cui sostituire la collassante visione comunista. Nel suo Runama, Niazov sosteneva che la costruzione nazionale turkmena fosse iniziata più di 5.000 anni sono, creando così l'immagine di un popolo antico, etnicamente superiore e con pieni diritti. Come da lui affermato, il Turkmenistan adesso può vivere separato e isolato rispetto agli altri stati, mantenendo le sue tradizioni e le sue abitudini. Una pretesa ideologica che gli sarebbe servita poi per scopi politici più personali. In ogni luogo, le parole e le citazioni più altisonanti del leader glorioso, così come veniva chiamato, furono iscritte su muri, targhette e cartelloni pubblicitari. Grandiosi monumenti pubblici ne esaltavano le virtù: cittadine, dighe, strade, biblioteche e scuole, tutto intitolato e costruito in suo onore. La conoscenza dei capitoli principali del Runama non era richiesta solo ai funzionari governativi, ma anche ai semplici cittadini. Un esempio su tutti fu quando si chiedeva ai cittadini che dovevano conseguire la patente di guida o l'esame di maturità di ripetere a memoria alcuni passi del Runama. Per garantire che i turkmeni non perdessero di vista il loro glorioso leader nel corso delle loro faccende quotidiane,
Turkmenbashi escogitò un altro modo per rammentare regolarmente ai cittadini la sua presenza, quando dichiarò che i mesi del calendario sarebbero stati ribattezzati. Gennaio fu ad esempio nominato in suo onore, mentre aprile fu chiamato in memoria della defunta madre, Gurban Soltan. In Turkmenistan il culto dei membri familiari fu infatti uno dei tratti distintivi del regime, ancor più che negli altri paesi vicini. Prima di diventare noto come Turkmenbashi e come padre spirituale del paese, Niyazov si era formato all'interno del Partito Comunista Sovietico. Fino al momento dell'indipendenza, cioè il 27 settembre 1991, Niyazov era uno dei tanti semplici burocrati del partito locale, un uomo senza volto, senza lode, grigio e anonimo, un fedele sostenitore dell'ideologia sovietica in Turkmenistan. Tuttavia, con il disfacimento dell'Unione, Niyazov cambiò bandiera politica, mutando in tempi sorprendentemente brevi a favore di un nazionalismo turkmeno. Esemplificativo fu quando, alla fine dell'ultima convocazione formale del partito, dopo pranzo, Niyazov ne riconvocò gli stessi membri nella stessa sala per fondare il Partito Democratico del Turkmenistan, il partito cioè con cui lui iniziò negli anni 90 a plasmare una delle dittature e delle tirannie più, diciamo, disfunzionali al mondo. Consolidando il controllo su tutti gli aspetti della società, dell'economia e del governo, Turkmenbashi sfruttò ciò che restava dello scheletro del sistema sovietico per creare una macchina politica basata sulla coercizione, la paura, il nepotismo e il mecenatismo. Nell'approfittarsi della debolezza di quello che era considerato un paese de facto costituito da capi tribù e clan di pastori, Turkmenbashi installò un regime ibrido, dove elementi tra virgolette tradizionali delle società tribali si univano a quelli moderni della tipica gerarchia di potere sovietica. Ma com'è che Niyazov, un singolo uomo in un paese sperduto, riuscì a prendere le redini della nazione? Beh, alla base del suo successo ci fu prima di tutto la monopolizzazione delle ampie riserve di gas naturale del paese, del quale il Turkmenistan durante il periodo sovietico non aveva affatto beneficiato, estraendo e spedendo nei gasdotti diretti in Russia le risorse locali per poi essere ridistribuite altrove anche in Europa. Il paese ricevette ricavi miseri dalla vendita del suo bene principale. Niyazov, che durante il collasso dell'Unione Sovietica si era astutamente fatto promotore di una riforma industriale che potesse rinvigorire il motore dell'economia, fece leva proprio sulla nazionalizzazione del gas, i cui impianti industriali finirono tutti in breve tempo nelle sue mani. Purtroppo per la popolazione, però, le società di intermediazione che operavano per suo conto non avrebbero fatto altro che commercializzare il gas turkmeno in modo da incanalarne le entrate nei conti correnti del presidente, entrate che servivano come principale fonte di reddito per finanziarne consolidamento politico ed eliminazione degli oppositori. Per dare una parvenza di miglioramenti economici generali che mai avvennero, Turkmenbashi intraprese e ostentò una serie di progetti statali azzardati, volti a consolidarne il consenso in una popolazione che all'epoca registrava ancora un forte analfabetismo. La capitale Ashgabat, da villaggio sottosviluppato, divenne in poco tempo una vetrina lussuosa per gli investitori esteri, fatta di maestosi edifici pubblici in marmo bianco, parchi sontuosi e incredibili strutture architettoniche. Ashgabat però rimase una città in cui le contraddizioni erano tante, dove la scarsità d'acqua era all'ordine del giorno, ma dove nonostante tutto si costruirono comunque più di 1000 fontane. Dietro la facciata di edifici pubblici scintillanti, il Turkmenistan rimase un paese segnato dall'isolamento, dalla povertà, dal malessere sociale, dall'assenza di una leadership capace e dalla sistematica soppressione della libertà di pensiero. Lo stato di diritto fu lentamente soppiantato dalla irregolarità dei capricci di Niyazov che, oltre a controllare i mezzi di comunicazione e i media, cioè cose di poco conto, svuotò il potere di tribunali e istituzioni parlamentari, limitandone i compiti a funzioni prettamente formali, come ad esempio cerimonie pubbliche o di semplice rappresentanza. Niyazov giustificò l'assenza di riforme strutturali filodemocratiche a causa di quella che lui definiva la mentalità turkmena, una mentalità che secondo lui era in contraddizione con la democrazia filo-occidentale. Come lui stesso disse nel 2003, il più alto tipo di democrazia si fonda su un sistema sociale
primitivo, molto simile a quello degli antichi capi tribù pastori. Vietando tutto ciò che facesse parte della cultura turkmena, come videogiochi, autoradio, make-up per i truccatori, balletti, opera, capelli lunghi e barba per i giovani del paese e la presenza di cani nella capitale perché secondo lui emanavano un cattivo odore, Turkmenbashi controllò con capillarità ogni minimo aspetto culturale e sociale del paese, una sorta di grande fratello gestito da un singolo uomo. Il termine pane, il cibo, fu cambiato col nome della madre. I medici, invece di giurare a Ippocrate, giuravano a lui. L'alfabeto cirillico fu sostituito con quello turkmeno, che era simile a quello latino, e qualsiasi esame lo si poteva superare soltanto dopo aver passato anche un test sulla moralità. Oh, e già, Niazov, tra le altre stravaganze, suggerì agli anziani di rosicchiare le ossa di pollo, un po' come fanno i cani con le ossa in generale, dicendo che in questo modo avrebbero evitato tutti i problemi dentali dovuti alla vecchiaia, quindi altro che impianti e dentiere. A contribuire all'isolamento e alla dipendenza della popolazione verso Niazov ci fu lo smantellamento sistematico di scuole, biblioteche e circoli culturali. Dopotutto era molto più facile tenere il controllo su un popolo ignorante e maleducato. Oltre che, come già detto, l'assoggettamento dei mass media e anche quello delle forze di polizia tramite tangenti e altri metodi di corruzione. Eliminando uno a uno i suoi avversari politici, come anche i giornalisti o anche solo le figure di cui non riuscisse a fidarsi, Niazov creò una narrativa fondata sul culto dell'eroe turkmeno e sull'utilizzo legittimo della forza per sradicare dal paese chiunque fosse una mina vagante per il bene comune, o meglio, per il suo bene. Come affermò un giornalista fuggito dal paese, negli ultimi 12 anni Turkmenbashi fece sprofondare il paese in un torpore neo-stalinista, rendendone le istituzioni una semplice faccia arbitraria e malavitosa. Rivale e per certi aspetti superiore agli estremi repressivi del totalitarismo sovietico durante le ultime fasi del governo di Stalin, il contesto politico turkmeno fu caratterizzato da un'amministrazione fittizia, da un governo capriccioso, da un culto della personalità intorno al leader supremo che faceva gara con quello presente in altre realtà dittatoriali e da diffuse violazioni dei diritti civili e umani. Le istituzioni di facciata che erano simulate solo per il gusto di farlo erano uno dei tratti distintivi del Turkmenistan post-comunista. In pratica la Costituzione era soltanto una carta straccia che puntualmente Turkmenbashi rigirava a suo piacimento qualora lo desiderasse. Un altro elemento cardine della governance di Niazov fu quello che molti definirono col termine di grande menzogna. Ingigantendo il progresso del paese e insistendo sul fatto che i cittadini turkmeni avessero la fortuna di vivere in una nazione con libertà e privilegi avanzati, Niazov esaltò e giustificò non solo la propria posizione in qualità di padre difensore del paese, ma anche i suoi attacchi contro chiunque mettesse in dubbio il progresso nazionale, attacchi che venivano castigati pubblicamente come accuse mosse da sostenitori delle potenze straniere, sia che fossero americane, russe o europee. Niazov sostenne più volte che il Turkmenistan era libero da crimini di qualsiasi genere e che nel paese nessun diritto era mai stato violato, indipendentemente dal credo, dalla lingua e dalla nazionalità. Nel novembre 2002, però, a seguito di un tentativo di assassinio nei suoi confronti, il presidente colse la palla al balzo per gettare sospetti, da una parte, su alcuni ministri di governo palesemente in aperta opposizione, tra cui l'ex ministro degli esteri Boris Shikmuradov, e dall'altro sulla minoranza uzbeka nel paese, accusando il governo uzbeko di essere invischiato nella questione. Un modo per affermare ancora una volta il posto speciale dell'etnia turkmena a scapito di quella uzbeka, fortemente minacciata. Per quanto il modello politico di Turkmenbashi si basasse su una grande componente psicologica, c'era bisogno che qualcuno lo sostenesse concretamente con i fatti. Il sostegno provenne, grazie a fattori come corruzione e compromessi politici, da parte di chi gestiva i principali settori chiave del paese, in particolare l'energia, le banche e l'agricoltura. A beneficiare della dittatura di Niazov erano, guarda caso, i vertici del sistema sociale. Entrare in combutta col presidente a vita significava fare buon viso a cattivo gioco. Qualsiasi minaccia per Niazov era una minaccia anche per gli imprenditori industriali, bancari e agricoli. Per questi beneficiari, d'altro canto, c'erano poi solo due scelte, cioè la fedeltà incondizionata al grande leader o l'eliminazione. Una scelta non scelta. Dopotutto, come spesso dichiarava Niazov nei suoi comizi pubblici, non c'era opposizione in Turkmenistan.
Una dichiarazione senza dubbio dal doppio significato, che funzionava sia da dato di fatto che da minaccia politica. La stessa religione maggioritaria nel paese, l'Islam, dovette attraversare il filtro della propaganda. In una delle sessioni del Consiglio del Popolo, Niazov si autoproclamò come il nuovo profeta Maometto. Ma non fu tutto. Andò persino oltre quando affermò che il suo libro, il Runama, fosse l'equivalente e la continuazione del Corano. Niazov dichiarò che chi avesse letto il Runama ad alta voce per 3 volte al giorno sarebbe andato direttamente in paradiso. Come si può ben capire, l'Islam subì un forte controllo ideologico, allo scopo di limitarne il potenziale di impatto sul pensiero autonomo della popolazione. La religione avrebbe potuto infatti costituire un'ideologia alternativa e potenzialmente favorire l'insorgere di un'opposizione politica. Dopotutto, che senso aveva il Corano quando già c'era la Runama? Alla morte di Niazov nel 2006, il paese era in uno stato pietoso, con un'economia completamente paralizzata, priva di investimenti interni ed esterni, con la rotta del gas e del petrolio in ballo tra la Russia e la Cina e senza aiuti monetari né da parte dei grandi fondi internazionali né da parte di assicurazioni bancarie nazionali. Con la presa di potere del presidente Gurbanguly Berdimuhamedov c'era stato, e ci ho messo 30 anni per dire questo nome, c'era stato un piccolissimo cambio di direzione, con leggeri progressi nello sviluppo generale del paese. Forse no. Ciononostante, nel paese rimangono ancora profonde incongruenze, dei grandi disagi sociali, a partire dagli stipendi medi della popolazione, ad esempio, che non superano i 20 euro al mese. Probabilmente dovremo attendere ancora a lungo prima che una delle citazioni più famose del Runama di Niazov possa avverarsi per davvero. Il nostro paese non è solo per i turcomanni, ma per tutti coloro che vogliono indirizzare il Turkmenistan in un secolo d'oro. Ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione, fatemi sapere cosa ne pensate di questo racconto e soprattutto se vi piacerebbe vedere in futuro anche le storie degli altri paesi dell'Asia centrale, cioè i famosi paesi trattino Stan, diciamo così, cioè Uzbekistan, Tagikistan, Afghanistan. Ci vediamo in un prossimo video, per Aspera ad Astra.